brutta. Sì, sì, secondo me oggi la sconfitta è meritata e niente. Colpa nostra che magari abbiamo voluto riprovare con gli stessi di domenica, magari dobbiamo capire che c'era un po' di stanchezza anche a livello, magari a livello mentale, e, però colpa nostra e niente. Adesso cerchiamo le ferite e poi da domani mattina con un po' più di serenità cercheremo di analizzare, insomma, gli errori che sono stati fatti, perché sono stati fatti diversi, però ripeto, colpa nostra. Come si riparte da una sconfitta del genere, mister? Ora ci attende una partita contro il Vasto Girardi, che è un recupero. Ma ci si riprende con le solite cure, c'è da lavorare, c'è da stare di più sul pezzo, perché oggi è stato evidente che c'è da stare di più sul pezzo, però c'è da ripartire subito e con grande forza, perché da qua alla fine di partite così se ne vedranno troppo parecchie, nel senso di poco gioco, quindi dobbiamo cercare di recuperare le energie, e a questo punto qua secondo me sono più energie mentali che non fisiche, perché la squadra corre e niente, c'è da ripartire. A livello tattico cosa non le è piaciuto dal punto di vista del gioco? Abbiamo cambiato tre moduli in corsa pur di scardinare la loro difesa, ci siamo intestarditi magari andando troppo per vie centrali, mentre loro avevano giocato in parte della partita in 10, dovevamo sfruttare forse di più le corsie esterne, non l'abbiamo fatto e niente, la prima sconfitta e dispiacere enorme, ma sarei stato dispiaciuto anche per un pareggio, e quindi figuriamoci per una sconfitta. Vuoi lasciare un messaggio per i tifosi? I tifosi vengono, seguono la squadra con un amore unico, che vuol dire i tifosi che scusa e basta, senza tante chiacchiere, c'è da chiedere scusa e basta. Grazie mister. Grazie.